Gentili telespettatori di Video Bergamo, buonasera e ben ritrovati TG Bergamo Primo Piano. Questa sera spazio alla pittura e lo facciamo in compagnia della pittrice Serenella Oprandi. Buonasera Serenella e grazie per essere qui. Allora, Grazie. proprio a breve terrà una mostra intitolata Tra Oriente e Occidente. Ce ne vuole parlare? Sì, dunque è già iniziata. È una mostra che tengo in Val d'Orcia, la prima di tre, in questo paesino che è Rocca d'Orcia, che è bellissimo, e un po' di colore, dato dalla mia tecnica che è l'acquerello. La prima di tre perché avrà poi ci sarà un seguito di altre due mostre, però questa sera desideravo parlare di questa, che è Oriente Occidente. È una mostra che è stata portata, è stata inaugurata a Shanghai 2 anni fa in occasione dell'Expo. Il fatto dell'unione Oriente-Occidente è anche perché io sto collaborando con una signora giapponese con la quale appunto terrò dei corsi di haiku e altre tecniche giapponesi, e questo mondo orientale mi affascina molto e cerco di unirlo appunto attraverso dei ponti dove appunto la mia mostra sono esposti nella mia esposizione. Questo ponte da Oriente Occidente che fa da tramite appunto per queste due culture così interessanti. L'acquerello è tra l'altro una tecnica che si avvicina un po' all'Oriente perché essendo così delicata, trasparente, velature molto lievi. Infatti stiamo vedendo delle immagini proprio ora, magari ci vuole proprio descrivere come nasce un'opera come questa. Ecco, intanto qui vedete proprio, non è giusta, quella precedente, era proprio il ponte tra Milano, si intravedeva il profilo di Milano, del Duomo. E queste antiche imbarcazioni appunto giapponesi. Questo fiume che porta a noi acqua, scelta anche proprio per la tecnica che uso. L'acquerello si usa acqua, per cui a maggior ragione. E tu mi chiedevi come si fa? Esatto, nella chiacchierata precedente. Allora, intanto è una tecnica molto immediata, molto decisa, non la puoi correggere assolutamente, sono dei tratti decisi, pensati prima, il bianco è la carta, bisogna sempre preservarla perché essendo appunto tecnica trasparente il bianco farebbe intravedere il colore sotto, per cui bisogna sempre lasciare del bianco precedentemente e man mano si costruiscono le forme con dei colori sempre più scuri. Mai puoi tornare indietro, per cui anche questo è Quindi se si sbaglia importante. si straccia. Quindi non si straccia perché ti serve da controllare per non sbagliare, lo dico sempre anche ai miei allievi, però non si può recuperare, l'errore si vede, ecco, perciò questo è un po' severo, Rigorosa come tecnica. rigorosa come tecnica. Ritorniamo proprio alla mostra, quante opere verranno esposte? Sono esposte già perché è stata inaugurata il 26 di maggio e terminerà questa mostra il 30 di giugno. Sono esposte una quindicina di opere, accompagnate da testi poetici scritti appunto in giapponese, che si chiamano haiku, e raccontano un po' la vita di queste opere. 15 opere, una decina di haiku, ho creato anche un po' l'ambiente orientale mettendo delle ninfe così, con dei profumi un po' esotici così, e in questa occasione appunto invito anche le persone a fare magari un giretto, chi c'è, anche perché è molto bello il luogo, la mostra merita di essere vista e come dicevo prima è una mostra che è molto importante perché è stata proprio ideata per l'Expo di Shanghai ed è stata esposta là come primo, diciamo, traguardo. Ecco, ha già nominato due volte la parola Expo. Sappiamo che nel 2015 l'appuntamento si rinnova a Milano. Ci sono già idee? Sì, l'idea è proprio quella di aprire una finestra anche su Bergamo. Io ho portato l'esempio i Navigli di Milano perché era un mondo commerciale molto, molto più
in vista rispetto a quello che può essere Bergamo, e anche più raggiungibile attraverso via acqua, anche se anche noi magari utilizzando fiumi potremmo, però sono fiumi un pochino più piccoli, non sono canali costruiti apposta. E spero, così avevo anche parlato già con persone interessate a questa cosa, spero di poterci andare con altre opere e raccontando qualcosa in più del nostro, della nostra vita, del nostro commercio. Speriamo che sia possibile, perché è una cosa molto interessante quella dell'Expo, la comunicazione tra persone così diverse. Expo 2015 è una data da ricordare, ma soprattutto Bergamo punta al 2019. La nostra città si candida a capitale europea della cultura, e magari anche la pittura, anzi, deve avere un ruolo principe. Quindi, Serenella, puntiamo anche al 2019? Sto già lavorando. Sto già lavorando sul discorso dell'essenza della pittura, con un gruppo di filosofi, psicologi e naturalisti, perché vorrei proporre un discorso non al femminile, perché tengo particolarmente, ma perché essendo donna ho questa sensibilità forse maggiore, spero di poter far parte, di poter mostrare il mio lavoro, che ci tengo moltissimo, ci credo. È molto impegnativo, però dà molte soddisfazioni. E quindi magari nel 2019 avremo un punto in più, appunto la pittura di Serenella Oprandi. Grazie mille per essere stata qui con me questa sera, è stato veramente un piacere, magari ci ritorniamo per gli aggiornamenti. Ringraziamo anche i gentili telespettatori di Video Bergamo che ci hanno seguito, vi auguro una buona serata.